Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo non è un video assolutamente bello, anzi perché devo raccontarvi una spiacevole avventura, disavventura che mi è successa. Voi sapete, io spesso faccio video in cui vi mostro i miei acquisti, cosa ho comprato, e sicuramente vi ricorderete di un paio di scarpe, anzi due paia di scarpe che avevo comprato da Louis Vuitton. Eccole qua, questa è una delle due e vi avevo fatto questo video con tanto entusiasmo perché veramente ero felicissima di aver comprato queste scarpe di lusso, ci tengo a dirlo fra virgolette di lusso, adesso capirete perché. E ovviamente ugualmente come ho fatto quel video con tanto entusiasmo, adesso vi faccio questo video con tanta amarezza, perché sapete che io sono ormai quasi 10 anni che sono nel web e vi ho sempre detto ciò che penso in tutta onestà di tutto, su qualsiasi argomento, su qualsiasi prodotto, vi ho sempre parlato apertamente perché ovviamente mi sono sempre messa dalla parte del consumatore, a tutela del consumatore, quindi dell'acquirente. Ovviamente sto qua per fare anche i vostri interessi e per dirvi quello che mi è successo, sapere la vostra opinione, insomma farvi aprire gli occhi su questa situazione che a me ha lasciato basita, veramente basita. Allora, bando alle ciance, cosa è successo? Avevo comprato queste scarpe, praticamente queste scarpe sono delle décolleté, vi ricorderete da quel video che ero felicissima di aver comprato queste scarpe e non ve le faccio vedere ancora perché appunto vi voglio spiegare cosa è successo. Queste scarpe le ho comprate un paio di mesi fa, però essendo che sono delle décolleté chiuse, praticamente in estate non amo mettere queste scarpe, ma metto scarpe più aperte, quindi non le avevo mai messe, mai indossate, anche perché essendo un décolleté nude molto molto elegante, vi dico la verità, non avevo mai avuto l'occasione di metterle ancora, appunto perché erano scarpe costose che ho pagato, vi dico, circa 700 euro. Volevo metterle in un'occasione più particolare, comunque certamente non le avrei messe per per andare a fare una scampagnata, ma insomma è una situazione un po' più delicata, comunque sono scarpe delicate anche comunque di valore, e quindi morale della favola, io non le avevo mai indossate, mai. Fin quando praticamente decido di portarle con me per uno shooting, perché praticamente dovevo fare un servizio fotografico, quindi voi sapete che io faccio anche degli shooting, servizi fotografici con vestiti, scarpe comunque costose, quindi avevo deciso di indossare queste scarpe appunto per valorizzarle, mostrarle in delle foto, appunto in degli outfit più di classe. E quindi avevo deciso di portarle con me. Praticamente queste scarpe le ho indossate quindi una sola volta, tenute a piede anche per poco tempo, sarà stata mezz'ora, in cui si fanno le cose che si fanno negli shooting, quindi ad esempio sono salita sulle scale, ho fatto la foto, comunque nulla di particolare, tenute pochissimo, poi tolte, tornate a casa, praticamente prendo le mie scarpe e vi giuro che io mi sono messa a piangere quando le ho viste, praticamente rovinate, danneggiate, ragazze, vi giuro, vergognoso. Io ci sono rimasta perché, vi dico la verità, ho comprato numerose borse da Louis Vuitton, ma mai delle scarpe, e quindi praticamente mi sono sentita fregata, ho detto, oh mio Dio, ma forse Louis Vuitton, cioè per le scarpe forse non è cosa loro, non lo so, perché io ho comprato un paio di scarpe di 700 euro, messe una volta, mezz'ora, danneggiate, cioè io vi giuro, io stavo piangendo quando le ho tolte a piedi. Adesso ve le faccio vedere come si sono distrutte. Allora, praticamente tutte le punte, non so se riuscite a vedere, adesso ve le riprenderò anche da vicino, comunque tutte le punte, metti a fuoco, tutte le punte sono praticamente danneggiate, ve le riprenderò anche da vicino per far vedere, vedete le punte come sono danneggiate, stessa cosa per il tacco, vedete, riuscite a vedere il tacco che è tutto completamente danneggiato, cioè praticamente è distrutto questo tacco, ragazze, tolte dal piede, vi giuro che stavo morendo, perché io non solo praticamente queste scarpe, in conclusione, io non le ho mai messe, perché praticamente le ho messe mai, soltanto semplicemente perché le volevo valorizzare queste scarpe in uno shooting, quindi valorizzarlo anche a favore dell'azienda, del marchio,
E quindi cosa mi succede? Torno a casa e le trovo così, cioè io male, stavo malissimo, vi giuro, cioè veramente si sono rovinate e non mi è mai successo, ma anche qui ci sono delle pieghe, comunque, cioè messe una volta veramente sono tutte spiegazzate, cioè una riuscita veramente schifosa. Non so, adesso voi ditemi nei commenti se avete mai comprato scarpe di Louis Vuitton di questo marchio e vi è successo anche a voi. Io vi giuro che se non sapessi che queste scarpe sono costano 700 euro e sono di Louis Vuitton, penserei che è una scarpa, ma neanche di Bata, perché io ho scarpe di Bata veramente da 3 anni e sono, hanno fatto una riuscita migliore e le ho pagate 70 euro, voglio dire, investo in qualcosa di valore, voglio che mi duri. Comunque, la morale di favola, la conclusione, voi che avreste fatto? Io praticamente ho parlato anche con altre persone che comunque sono dell'ambiente, commercianti, che hanno comunque altre aziende, altre cose, e mi hanno consigliato di riportarle in negozio, perché comunque sono scarpe ancora in garanzia, che hanno soltanto 2 mesi dall'acquisto, quindi ok, ho detto vabbè, torno al negozio, le faccio vedere, magari sono in garanzia, magari me le sostituiscono, magari me le riparano, qualcosa. Le porto, nello stesso momento praticamente mi accorgo che anche le altre scarpe, perché voi se vi ricordate io comprai 2 paia di scarpe da Louis Vuitton e le altre erano delle sneakers, quindi delle scarpe sportive con sopra il logo, che adesso non ce l'ho perché ce le hanno loro da Louis Vuitton, con sopra il logo Louis Vuitton dorato. In pratica cosa è successo? Stessa cosa è successo proprio il giorno prima, il giorno dopo mi accorgo che queste scarpe praticamente anche tenute benissimo, quelle le ho indossate, a differenza di queste che non le avevo messe, quelle le ho indossate, però sempre avendone cura, mai con la pioggia, mai insomma avendo particolari attenzioni veramente quasi ossessive, perché le tenevo con cura, perché sono scarpe di valore, ovviamente i soldi si faticano, si lavorano e non si vogliono sprecare. E quindi praticamente mi sono accorta che questo logo era completamente scambiato, c'era scambiato il pellicciotto, mi viene in mente, della signora, no, era scolorito, praticamente era diventato tipo arrugginito. Io vi giuro, le mani nei capelli, cioè io stavo male, ho detto oh mio Dio, e che è qua? Cioè io compro le scarpe, anche quelle pagate circa 700 euro, scarpe 700 euro, manco le scarpe del mercato, si arrugginisce il logo sopra, ma che è sto schifo? Cioè vi giuro, io male. E quindi pigliano, portate tutte e due da loro. Sono andata là, non vi dico l'incompetenza, del negozio Louis Vuitton che c'è a Napoli, via dei Mille. Da prima quando le porto alla ragazza, non so, o forse per tenermi buona, mi dice sì adesso noi sicuramente, guarda non mi voglio sbilanciare, ma vedo sicuramente che saranno sostituite perché poi sono in garanzia, va bene, in pochi giorni la chiameranno, va bene, io me ne vado tutta contenta, ok, vabbè, lascio là 2 paia di scarpe, in totale 1200 euro da loro, vabbè, me ne vado, ok, speriamo, vabbè, mamma mia, perché ero proprio, mi giuro, io ero morta, ero dispiaciutissima, perché ci tenevo tantissimo a queste scarpe, tant'è che non le avevo mai indossate, non ce le dico, durano ancora di nuovo, io le avevo imballate, per dirvi, ancora nelle buste, quindi nelle sacchette, vabbè. Non mi chiamano, dopo una settimana, 10 giorni non mi chiamano, dico oddio, cioè, cosa è successo qua? Chiamo io per sapere, chiamo e loro praticamente con quasi avendo paura di dirmelo, quasi volevano, non so, speravano che io mi dimenticassi, non so, comunque mi dicono no, noi stiamo ancora controllando, non controllando, le faccio sapere, va bene, mi fa sapere, passano ancora giorni, mi chiama un addetto da Louis Vuitton, ripeto, negozio via dei Mille a Napoli, e mi dice guardi, noi le abbiamo osservate, ma non ci sembra, perché queste scarpe sono state usate in un modo sbagliato. Dico, ma scusi, ma in che modo vengono usate delle scarpe? Io le dico che io queste scarpe non le ho mai messe, le ho messe una sola volta per fare uno shooting, anzi volevo valorizzare, quindi per fare una foto, le ho tenute mezz'ora a piede. Queste per me sono scarpe scadenti, neanche le scarpe cinesi. Io voglio sapere adesso che queste scarpe sono scarpe tarocche, sono scarpe cinesi, che cosa è? Perché per me non esiste che una scarpa pagata 700 euro fa questa riuscita. Comunque alla fine loro mi dicono che queste scarpe non c'è nulla da fare perché sono state usurate, sono state, vabbè. Comunque alla fine io vado da loro in negozio, perché ovviamente dite voi cosa avreste fatto? Io vado là in negozio, ovviamente incazzata, dispiaciuta, amareggiata,
preoccupata per questa situazione e loro mi dicono parlare con il direttore. Chiedo di parlare al direttore, lui dopo inizia a parlare, mi dispiace, ma come mai è così amareggiata? Ma come mai? Dico, ma cioè, mi stai prendendo in giro, è normale che io devo essere amareggiata? Io, cioè, ho queste scarpe che io ho comprato e praticamente non ho mai messe una volta per fare delle foto, sottolineo, e praticamente mi fanno questa riuscita, torno a casa, cioè praticamente e l'ho messa una volta, le devo buttare, cioè secondo voi è normale? E loro mi dicono che purtroppo loro non ci possono fare niente, che non sono state scarpe che sono state usate male. Ma come si devono usare le scarpe per camminare? Come si usano le scarpe? Cioè voglio dire, in che modo? Cioè, sono scarpe fatte per essere messe ai piedi o fatte per tenere nell'armadio? Perché me lo dovete spiegare, anche se io l'ho tenute veramente sempre nell'armadio, l'ho messa una sola volta, cioè, ma scherziamo. E quindi ho detto no, io devo fare questo video perché ovviamente io ci tengo a che le ragazze sappiano che ovviamente se ci sono ragazze che conservano soldi lavorati per andare a investire un paio di scarpe, autoregalarsi o farsi regalare, ovviamente di evitare di avere queste fregature, di buttare 700 euro per un paio di scarpe che praticamente ve le mettete una volta. Anzi, se le mettete una volta soltanto per farne un uso normale, non come ho fatto io, perché ripeto, io l'ho messa per fare delle foto, quindi neanche che tu dici vabbè, non lo so, sei andata a ballare con queste scarpe, ti sei scatenata, sei stata 4 ore in discoteca, e neanche, perché secondo me una scarpa da 700 euro deve resistere, cioè se no che le paghiamo a fare 700 euro, cioè ma scherziamo, ci sono dei corti che io metto da 3 anni, ce l'ho nella scarpiera, sono uguali, non si sono mossi, cioè ma scherziamo. Allora queste scarpe io voglio sapere se sono, io adesso questo video lo manderò, anche manderò un'email a Louis Vuitton Italia, manderò questo video e voglio sapere con cosa sono queste scarpe. Sono scarpe tarocche, sono scarpe cinesi, sono scarpe scadenti, non lo so, perché io voglio sapere anche da voi, ci tengo tantissimo perché ovviamente ho uno strumento e voglio utilizzarlo. Se avete mai comprato delle scarpe, perché è impossibile, ho comprato solo 2 scarpe, borse ne ho comprate tante, ma scarpe ne ho comprate solo 2, adesso una più schifo dell'altra, vergognoso, vergognoso, e vi dico che ho comprato anche altre scarpe di lusso di altre marche e non mi hanno fatto questa riuscita, quindi un motivo ci deve stare. Allora Louis Vuitton, le scarpe non è cosa loro, questo voglio capire, è un problema proprio di Louis Vuitton, no, è un problema della mia scarpa che ha... che non so, perché veramente è una cosa vergognosa. Io sono rimasta sconvolta da questa cosa, mai più, l'ho detto a tutte le mie amiche, lo dico adesso a voi e siete 400.000 su YouTube, non compratele perché buttate i vostri soldi, ve lo dico come se fosse mie sorelle e mie amiche, perché veramente non ne faccio neanche una questione di soldi, perché stiamo parlando di 700 euro queste qua, le altre poi non vi ho concluso la storia, il logo, hanno detto che probabilmente loro aspetteremo, forse ripareranno e cambieranno il logo, ma comunque anche se mi cambiano l'accessorio, quello di metallo dorato, comunque per me è un'immagine proprio danneggiata Louis Vuitton, perché una scarpa per me di valore non deve assolutamente arrugginirsi il logo dorato, cioè anche se loro me lo cambiano, per me già io mi passa tutta la voglia di comprare altre scarpe, figuriamoci adesso, io non comprerò mai più scarpe da Louis Vuitton, mai, ma sinceramente neanche le borse, e da Louis Vuitton a Napoli in via d'Emilio non entrerò mai più, perché oltre alla mancanza di qualità del prodotto, mancanza di professionalità delle persone, anche io sono nel commercio ma cerco di accontentare il cliente, di mettermi dalla parte del cliente, qualsiasi problema, qualsiasi cosa c'è bisogna accontentare e almeno mostrarsi, almeno se non le vuoi cambiare cerca di ripararle, fai un buono, fai, non lo so, qualsiasi gesto, ma loro se ne sono lavati le mani, non se ne sono fregati di nulla, e secondo me questo veramente è la cosa più grave, oltre al valore della scarpa, non ne faccio una questione di soldi, ok, 700 euro, ma una questione proprio di una cosa che mi ha fatto veramente dispiacere tantissimo, mi sono sentita veramente male,
fregata, ecco, questa fregata, proprio come se avessi avuto una fregatura, come se tu compri una cosa e hai un pacco, ecco, così mi sento io, come se ho aperto queste cose e ho avuto il pacco, ecco che comunque ho buttato 700 euro questo, e questo voglio evitare a voi, ecco, questo voglio evitare, perché so che tante di voi ovviamente sono, ma chiunque se li lavora i soldi, voglio dire, 700 euro è vero, non cambiano la vita, però sono soldi che magari una ragazza che studia può mettersi da parte in mesi e mesi e mesi, dopo un anno va a comprarsi queste scarpe, e cosa succede? Le metti una volta e le devi buttare, ha buttato 700 euro, vai da Louis Vuitton e dicono no, non me ne frega nulla, cioè ma siamo fuori, no, allora io questo voglio, ho fatto proprio questo video per denunciare questa cosa, perché veramente sono rimasta malissimo, sia dal comportamento appunto dei commessi, del direttore di Louis Vuitton a Napoli Via dei Mille, sia per la qualità del prodotto scadentissimo, neanche una scarpa cinese, e mi dispiace tantissimo fare, adesso che la vedo pure il logo pure graffiato, comunque è una schifezza raga, veramente. Io prima di comprare queste scarpe avrei apprezzato tantissimo se qualcuno mi avesse detto guarda non comprarle perché così così voilà, quindi ecco perché faccio questo video, perché vi voglio mettere in guardia. L'ho detto a tutte le mie amiche, ovviamente tutte quelle persone che mi conoscono già lo sanno, e assolutamente, ovviamente se cercate una scarpa di valore rivolgetevi ad altri marchi, ma non a Louis Vuitton, perché secondo me non è proprio cosa loro, al di là del fatto che se mi scrive Louis Vuitton e mi vuole controllare le scarpe, non lo so, magari sono scarpe truffate, cinesi, false, tarocche, non lo so, comunque l'ho comprata nel negozio a Napoli a Via dei Mille e hanno il certificato, cioè la garanzia, c'è tutto, quindi voglio dire, non so, però davvero ho fatto questo video anche perché non sapevo cosa fare, quindi perché comunque mi sono vista proprio così trattata in questo modo da loro là, che non mi hanno fatto assistenza, non mi hanno dato né spiegazioni e né hanno cercato di risolvere il mio problema, quindi capite la mia amarezza, perché non solo che tu dici vabbè ho comprato 10 paia di scarpe, sono sempre hanno avuto una bella riuscita, ok, la prima che capita, no, io ho comprato tutte e due paia di scarpe e tutte e due dopo due mesi praticamente una delusione totale, una vergogna che non mi è mai successo, vi giuro, nella mia vita non mi è mai successo che compro una scarpa e il logo oppure gli accessori di metallo si scoloriscono, si arrugginiscono, ma neanche con le scarpe, vi ripeto, cinesi, ma non esiste, cioè, quindi, oppure che un décolleté si spella tutto qua dopo una volta che l'hai messo, cioè, ma siamo fuori, non lo so, ditemi la vostra opinione, però io veramente sono sconvolta. Se potessi tornare indietro, queste 1400 euro io me le risparmierei e le spenderei in qualcosa di veramente veramente di qualità e non in queste schifezze. Quindi questo è quanto, perdonatemi per questo video, però veramente è uno sfogo, sapete che io sono sincera, sono schietta, lo sono sempre stata, e questo mio video è anche un video, cioè questo mio canale serve anche per denunciare queste cose, quindi ho uno strumento e lo utilizzo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, però io veramente sono allibita, sconvolta, perché per me è vergognoso, è schifo totale ragazze, schifo, sono veramente triste, delusa da questa schifezza, e niente, non so più cosa dire, però penso che la parola definitiva sia amareggiata, però vi mando un bacio grande. Grazie family per tutto il supporto che mi darete, ovviamente lasciatemi un commento perché per me il vostro supporto è essenziale, soprattutto in questo momento, fatemi sapere la vostra opinione, fatemi sapere voi se avete avuto esperienze di questo tipo, che esperienze avete avuto, se avete avuto altre esperienze negative con Louis Vuitton, aiutatemi comunque a diffondere questo video, cosa importante. Mettete un pollice in su, condividetelo su Facebook, fatelo vedere alle vostre amiche, fatelo diventare virale, perché ovviamente non voglio che nessuno si trovi mai in questa situazione che mi sono trovata io, almeno oltre il danno la beffa no, quindi se queste scarpe almeno sono stata fregata solo io e posso aiutare qualcuno a non avere questa stessa fregatura, perché sennò veramente rimarrei due volte male, quindi questo è quanto, aiutatemi a diffondere questo video, aspetto i vostri commenti, vi mando
bacio grandissimo, grazie mille per aver visto tutto il video, che è stato un po' lungo, quindi scusatemi se mi sono dilungata, però davvero avevo tanto da dire. Un bacio, ciao 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 family, grazie.